Buongiorno, è con grandissimo piacere che vi do il benvenuto alla presentazione del volume a cura di Annalisa Nesi, Niccolò Tommaseo, Canti Corsi, uscito per la Fondazione Pietro Bembo, Ugo Guanda Editore nell'ottobre 2020. Ringrazio di cuore fin da ora i relatori di oggi, l'autrice naturalmente, la professoressa Annalisa Nesi, il professor Carlo Caruso, ordinario di Filologia della Letteratura Italiana all'Università di Siena, al quale abbiamo organizzato questo evento. Ringrazio il Dipartimento di Filologia Critica delle Letterature Antiche e Moderne, nella persona del suo direttore, professor Pierluigi Pellini, che saluto e ringrazio, il Dottorato di Ricerca Internazionale in Filologia Critica dell'Università di Siena. Grazie a tutti coloro che sono in collegamento e permettetemi anche di ringraziare, la cito per ultima, ma non certo per importanza, anzi senza di lei non saremmo online, la dottoressa Emanuela Cardè, che cura la gestione tecnica dell'evento. Passo subito la parola al professor Pellini, direttore del DIFCLAM, per i saluti istituzionali. Vi ricordo solamente che l'evento è registrato e sarà disponibile nei prossimi giorni sul canale YouTube del Dipartimento. A maggior ragione chiedo di spegnere i microfoni, come ormai siamo abituati a fare da un anno a questa parte, ahimè, per tutta la durata dell'evento. Grazie mille. Grazie Fiammetta, io non vi porto via tempo perché so che ci sarà una discussione molto interessante, interessante per noi colleghi, ma anche per i numerosi studenti che vedo collegati. Voglio solo dire tutto il mio piacere di avere di nuovo con noi una delle colonne del nostro dipartimento, Annalisa Nesi, che sino a pochissimo tempo fa, in realtà non ci siamo neanche accorti del suo pensionamento, perché poi quando è andata in pensione lei siamo andati a casa tutti e quindi appunto siamo tutti a distanza, ma appena ritorneremo più saldamente in presenza, in realtà qui il dipartimento è rimasto aperto lo stesso, ma insomma purtroppo le lezioni in questo momento no. Appena ritorneremo in presenza, sicuramente Annalisa tornerà a farci visita, non solo per il piacere di stare insieme, ma anche per fare delle lezioni nei nostri corsi, dove ovviamente è sempre benvenuta. E questo libro è in qualche modo, beh, Annalisa ha fatto tantissime cose in vita sua e non sta certamente a me di ricordarle, ma credo che sia in qualche modo anche il libro di una vita, quantomeno perché coniuga due punti di interesse fondamentali, cioè l'Ottocento e in particolare Tommaseo e la Corsica, grande amore di Annalisa dal punto di vista letterario e credo non solo, cioè dal punto di vista linguistico, diciamo, dello studio, e credo non solo dello studio. Ed è un volume fondamentale, è un'edizione importante che esce in una delle più prestigiose collane di testi classici e quindi siamo molto contenti di presentarlo ufficialmente qui nel nostro dipartimento. Grazie a tutte e a tutti e ridò la parola a Fiammetta. Grazie a te, ringrazio davvero il professor Pellini. A me è l'onore e l'onere di presentare la professoressa Nesi, ma lo faccio davvero con grande piacere e d'altra parte non c'è nessun bisogno di presentazioni e non è un cliché, anche perché, come ricordava ora Pierluigi Pellini, Annalisa ha insegnato linguistica italiana, storia della lingua italiana, dialettologia all'Università di Siena fino all'anno scorso, per oltre 20 anni, dal 93 se non sbaglio. Annalisa Nesi è accademica della Crusca, attualmente fa parte del consiglio direttivo in qualità di accademica segretaria. La sua attività di ricerca è davvero molto vasta, è impossibile da sintetizzare in pochi minuti, ma senz'altro vorrei almeno ricordare la partecipazione negli anni a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali, tra i quali l'Atlante lessicale toscano, l'Atlas linguistique romand e l'Atlante linguistico mediterraneo. La sua ricerca è caratterizzata dall'interazione fra approcci diversi, maturati nell'ambito della storia della lingua, della dialettologia, della sociolinguistica e dell'etnolinguistica, e fra i molti ambiti di studio ha dedicato particolare attenzione alle varietà linguistiche
linguistiche dell'arcipelago toscano, da qui approdando al confronto e alle relazioni linguistico-culturali con la Corsica, quel che ci avviciniamo al tema di oggi, con due diversi disegni, la ricostruzione dei dialetti insulari alto-tirrenici e il rapporto fra i dialetti corsi e la lingua e letteratura italiana nei diversi secoli. Ecco, questo filone di ricerca, come dicevamo poco fa, culmina davvero nell'opera di cui oggi parliamo, l'edizione critica e commentata dei Canti Corsi di Tommaseo, un'opera sui generis, il secondo dei quattro volumi pubblicati nel 1841-42 a Venezia, dei Canti Popolari Toscani Corsi Illirici Greci. L'edizione dei Canti Corsi rientra nel piano di edizione coordinato e diretto da Francesco Bruni di tutti i Canti Popolari di Tommaseo per la Biblioteca di Scrittori Italiani diretta da Pier Vincenzo Mingalda e Fredo Stussi, Fondazione Pietro Bembo, sede prestigiosissima, come ricordava Pierluigi Pellini. E so che Annalisa avrà piacere di presentare anche lei il gruppo di ricerca che lavora a questo progetto. Dunque, io mi limiterò soltanto a dire due parole su come si compone l'opera. Un'opera non solo... Lo mostro perché appunto fossimo in presenza, l'avrei fatto volentieri circolare, ma almeno insomma rimediamo così, un'opera non solo voluminosa, bene dirlo, sono 940 pagine precedute da 130 numerate in romani di una ricca introduzione e ampia nota al testo, dico non solo voluminosa ma anche articolata in una struttura piuttosto complessa, gestita ottimamente, che merita ripercorrere brevemente perché in seguito possiamo seguire più agevolmente la lettura di alcuni estratti che Annalisa ci proporrà. Intanto i Canti Corsi si dividono in tre parti di ampiezza diseguale. La raccolta vera e propria è la prima parte, sono 138 capitoli, cui seguono un'appendice e un'ultima sezione di proverbi corsi. Quindi la prima parte, la raccolta vera e propria, non ha titolo né si articola in sottosezioni divise per argomento come avviene per esempio nei Canti Toscani. E dunque molto opportunamente però Annalisa Nesi ha allestito un indice generale alla fine del volume accompagnato anche da un sommario per ciascun capitolo, il che facilita notevolmente la consultazione. I Canti Corsi sono un prosimetro. Tommaseo inserisce i componimenti, le poesie, ma anche le prose, tre novelle di Salvatore Viale e una di Giovan Vito Grimaldi, in una cornice in prosa molto articolata che si presenta, cito, come un flusso libero dominato da quanto di volta in volta Tommaseo ritiene possa concorrere a far conoscere in modo il più possibile intero il popolo corso. Ecco, all'interno di questo discorso ininterrotto, sono parole di Annalisa Nesi, i componimenti diventano testimonianza degli aspetti antropologici e culturali che la prosa illustra e commenta, e il potenziale effetto centrifugo di una composizione anche a tratti eterogenea è d'altronde evitato grazie alla presenza di alcuni fili conduttori privilegiati da Tommaseo, di cui parleremo, fra i quali ricordo almeno l'importanza accordata ai canti in dialetto. Il tasso di dialettalità va aumentando dalle prime poesie in avanti, e qui magari anticiperei una domanda ad Annalisa, se vuole le chiederei magari di spiegare come fa appunto nell'introduzione quale sia il grado di affidabilità delle testimonianze dialettali raccolte da Tommaseo. La condanna dei governi esterni dell'isola, prima Genova, poi la Francia, e soprattutto il riconoscimento dei legami profondi fra Corsica e Italia, evidenti in primo luogo nella lingua. Il corso è infatti lingua possente e dei più italiani dialetti d'Italia, ne parleremo. Aggiungo soltanto, vado a concludere, qualcosa sul testo e sul paratesto ancora. Il testo dei canti nell'edizione è restituito, si basa ovviamente, è restituito in modo quanto più possibile fedele all'edizione del 41, che tuttavia, laddove necessario, viene corretta sulla base delle postille autografe di Tommaseo sul proprio esemplare della stampa del 41. Il postillato si trova alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Dico per sottolineare che uno dei molti pregi di questo volume è proprio la valorizzazione, lo scavo di prima mano nella documentazione manoscritta, spesso inedita, non solo di Tommaseo ma anche del suo principale amico e collaboratore Salvatore Viale.
La disposizione del testo, il prosimetro di Tommaseo viene suddiviso in capitoli e paragrafi dalla curatrice, questo consente di rimandare facilmente alle note di commento poste alla fine di ciascun capitolo, e ciò consente anche di tenere distinte le note invece di Tommaseo che sono riportate giusta la princeps a piè di pagina. Segue un ricco apparato di indici che si rivelano in verità ben più che tali, sono oltre 100 pagine e sono aperti dalle biografie degli scrittori, intellettuali, uomini politici con cui Tommaseo fu in contatto, oppure figure storiche evocate all'interno dell'opera. Questo lo dico perché appunto questo libro non è soltanto, sarebbe già moltissimo, non è soltanto un'edizione critica commentata dei Canti Corsi, veramente offre una ricostruzione a tutto tondo di un ambiente di un'epoca, dunque le biografie seguite dagli indici, ecco, stricto senso, in particolare l'indice delle parole annotate, che di fatto è un glossario, ricco di spunti, anche al di là dei Canti Corsi, Annalisa ti confesserò che mi sono divertita a cercare alcune espressioni, ecco, coerenti nell'italiano regionale di Toscana, anche contemporanea, questo per i legami stretti della varietà linguistica corsa con il toscano, in particolare il toscano occidentale, lo dico da Viareggino, insomma, a beneficio, lo ricordo, a beneficio degli studenti. Dunque si trovano espressioni da rena, ecco, sabbia o rena, no? Con lo sviluppo invertito, insomma, del sistema ettavocalico toscano nella Corsica centro-occidentale, ma e altre espressioni peraltro anche diffuse in italiano antico, nel toscano antico, di questo magari vedremo qualcosa proprio leggendo i testi. E seguono infine l'indice dei luoghi, l'indice dei nomi citati nel testo e l'indice dei nomi citati nell'introduzione e nel commento. Io mi taccio, questo voleva solo essere un proemio che rendesse ragione, spero in modo non indegno, della ricchezza di questo volume curato da Annalisa Nesi, un volume dal quale davvero si impara moltissimo e si cavano spunti in molteplici direzioni, dalla letteratura all'antropologia, dalla lingua alla filologia. E sulla filologia passo volentieri la parola a Carlo Caruso, che contestualizzerà brevemente nella biografia intellettuale di Tommaseo questo volume e nella storia della ricezione della poesia popolare in ambito letterario e filologico. Vi ringrazio. Grazie infinite, Fiammetta, hai detto molte cose, mi hai sgravato di molte cose, ne sono felicissimo perché le hai dette in maniera come migliore non si potrebbe. Io chiedo intanto, sì, vedo che ci sarà la possibilità adesso di mostrare alcune immagini, giusto per chiarire meglio quanto andrò dicendo. Ma premetto che non ho veramente titoli per presentare il volume dei Canti Corsi, vero, curato da Annalisa Nesi, o meglio, credo di averne uno solo. Ma non è un titolo scientifico, ahimè. Ed è questo, cioè l'essermi soffermato più volte a chiacchierare con Annalisa nel corridoio, nel gran corridoio del quarto piano del San Nicolò, quando ancora ci si incontrava nei corridoi, vero? A parlare di questo volume quando era ancora in statu nascendi, per dir così, ecco. E ora che l'ho dinanzi a me, ci ritrovo i problemi da risolvere con cui appunto si parlava appoggiati alla ringhiera lì di fronte agli studi, i nostri studi, ci ritrovo. Quella questione la difficoltà di calibrare commento e apparati in relazione a un testo che è assai poco convenzionale e quindi la necessità di doversi inventare un commento ad hoc. Però, spesso si dimentica che il far commenti, o meglio il fare buoni commenti, ha sempre in sé un forte elemento creativo. Ecco, di questo talvolta ci si dimentica. Aggiungo, adesso provo a mostrare, spero che la cosa funzioni. Giusto per mostrare, ecco. Spero che si veda. Sulla sinistra, naturalmente, la copertina dell'edizione a cura di Annalisa Nesi, sulla destra, il frontespizio del primo volume della prima edizione di Venezia, 1841. Aggiungo che vediamo se così si vede un po' meglio. Ecco, così. Aggiungo ora che la collana della Bembo Guanda è attualmente la sede meglio fornita di opere di Tommaseo, come vedete. E chi desideri farsi una prima idea dell'opera sa insomma ora dove rivolgersi. Io prenderei la curva un poco larga,
Perché ciò che vorrei fare oggi è disegnare qualcosa di simile, niente più che una cornice che stia intorno al libro, perché del libro ci parlerà meglio di chiunque altro, Annalisa. E prendo la curva un poco larga anche a beneficio dei nostri studenti. E mi chiedo se la loro esperienza è stata analoga a quella che è stata la mia ai tempi della scuola, quando non si era troppo costretti dall'urgere dei programmi scolastici e quindi non si era costretti a saltare dai Promessi Sposi di Manzoni, 1827, ai Malavoglia di Verga, 1881. Il salto era lungo e il docente d'italiano talora consigliava di leggere Fede e Bellezza di Tomaseo, 1840. Da liceale non ne ho un ricordo di lettura particolarmente ameno, gradevole, c'è un elemento, come sapete, un po' torbido, ossessivo, vero? E forse non per il gusto di un diciottenne o di un diciottenne di allora, non so, vabbè. Ma qualche anno dopo, all'università, quando diciamo i testi non sono più dei fatti isolati, ma cominciano a prendere un loro posto nella storia letteraria, ebbene uno cominciava a guardare le date. E vedeva Promessi Sposi, 1827, e poi naturalmente 1840, la quarantana. E Fede e Bellezza, 1840, quindi in piena temperie manzoniana. Ora, che il Tommaseo, grande ammiratore di Manzoni sempre, avesse l'energia e quell'idea di indipendenza intellettuale da consentirgli di fare una cosa non manzoniana, ebbene, è un titolo di merito non da poco. E allora ricordo che questa accoppiata mi venne in mente perché un grande studioso aveva detto una volta, aveva scritto che non potremo mai capire fino in fondo la grandezza di Petrarca se anche non gli riconosciamo quell'elemento di indipendenza, di reazione alla lezione di Dante che ebbe la forza e l'energia di respingere e di battere con successo vie proprie. Ecco, direi che mutatis mutandis possiamo dire forse lo stesso di Tommaseo nei confronti di Manzoni. Ma c'era naturalmente anche altro, e chiudo subito questa parentesi, Tommaseo scoprivamo poi alcuni dei libri più originali del nostro 800, abbiamo detto i Canti, le Scintille, di cui forse dirà qualcosa Annalisa stessa, Fede e Bellezza, ma poi anche le Confessioni del 1836, le Memorie Poetiche del 1838, e poi le cose rimaste inedite pubblicate nel secolo scorso, i Colloqui col Manzoni. Per cavare qualcosa da Manzoni, notoriamente restio a parlare, ci voleva diciamo l'assillo pungente e anche un po' maligno di Tommaseo, che infatti ottenne da Manzoni tantissimo, quel tanto che si poteva ottenere, anche il Diario Intimo, che tanto piaceva a Gianfranco Contini, per esempio, e che è stata effettivamente una rivelazione per molti. E poi, man mano che si prendeva a usare i ferri del mestiere, naturalmente il grande lessicografo, il Tommaseo Bellini, certo, vedete qui in basso a destra, certo, ora c'è il Tommaseo online sull'Accademia della Crusca, ma negli anni 80 il Tommaseo, e qui i fortunati, ricordo, si erano comprati, vedete, l'edizione in 20 volumetti che stava nella valigetta portatile, il Tommaseo era lo strumento più completo che avessimo a nostra disposizione. E direi che per, diciamo così, per quel lessico che costituisce un po' il nervo della nostra letteratura, fra 300 e 600, io lo ritengo ancora imbattibile. Come sappiamo, il battaglia finalmente concluso, allora non lo era certo, è più interessante forse per testi più tardi, vero? Un po' per i testi delle origini e poi più per 8 e 900. Ma per venire ora ai canti popolari, due parole in generale su dove venga questa passione diffusa per la poesia popolare in quell'età. È un discorso insieme facile e difficile a farsi. Naturalmente direi che all'inizio c'è quell'idea che noi diciamo vichiana, cioè che attribuiamo a Giovan Battista Vico del primo Settecento, di un popolo primitivo e pertanto poeticissimo. Quindi un popolo spontaneamente creatore che appassionatamente vive, diciamo così, e appassionatamente crea. Poi c'è l'apertura illuministica successiva del pieno Settecento verso una poesia non europea, direi, quindi ebraica, araba, persiana, indiana, che sollecita, dirà, diciamo, il senso di un'alterità che alla fin fine può trovarsi, nonché in terre lontane, anche in casa propria. Ma in casa propria dove? Nelle aree seriori, isolate,
diciamo pure ritenute più primitive in quell'ottica e quindi più schiette, più genuine, più originali e più creative. E tali appaiono anche tradizioni marginalizzate o anche oppresse, quindi l'elemento politico è anche molto forte. E qui vale la pena, credo, richiamare i canti popolari della Grecia moderna, raccolti pubblicati nel 24 e 25, notate, in piena guerra greco-ottomana, quando la Grecia combatteva per la liberazione, vero, del proprio territorio dall'occupazione ottomana. Curati niente meno che da Claude Fauriel, il grande amico di Manzoni e il generoso anfitrione di Tommaseo Esule a Parigi. E poi osservate il titolo dei volumi di Tommaseo, Canti Toscani, Corsi, Illirici Greci. Tutte sono a ben guardare aree seriori o divenute tali. E anche nel caso della Toscana, che parrebbe invece un'eccezione, è Tommaseo stesso a sottolineare nella prima pagina dei Canti Toscani che sono canti raccolti principalmente, non solo, ma spesso raccolti sulla montagna pistoiese. Per cui, cito da Tommaseo, lui dice: la Lima, cioè il fiume del Pistoiese, è a me più memoranda dell'Arno, quindi sceglie la rustica tradizione pistoiese a confronto della nobile tradizione fiorentina. Ma torniamo adesso ai canti corsi. Adesso interrompo la condivisione e vediamo di tornare. Spero che mi si veda di nuovo. Eccomi. Direi che anche alla luce di tanta e tale versatilità e originalità nell'opera tutta di Tommaseo, i canti corsi continuano a sorprendere per il loro disegno originalissimo. Sono testi poetici in ottonari, come avverte Tommaseo stesso, relativamente liberi nel ritmo. E come ha già accennato la professoressa Papi, la base linguistica è prevalentemente italiana, ma disposta in modo tale, come anche sottolinea Annalisa, in modo tale da consentire al lettore una progressiva assuefazione al lessico e a certe caratteristiche del dialetto corso. Due parole sui temi. Il tema dominante è quello del bandito, proprio letteralmente inteso, cioè di chi è messo o mette se stesso al bando dalla società in cui è nato e cresciuto, in genere in seguito a delitti commessi e dunque vive alla macchia. È collegato, o connaturato meglio, al tema del bandito è il tema dell'onore, che sembra conoscere di fatto un'unica soluzione, cioè la vendetta. È un mondo di passioni, di odi, di violenze. Tommaseo scrive: è una ferrea età di mezzo, cioè un medioevo, mantenutasi in un'angusta isola e povera. E poi, principale fonte alla Corsica di poesia è la morte. E di qui anche la preferenza data a quel genere particolare detto vocero, cioè il lamento funebre, vero? Che si collega un po' a tutte le culture, anche quelle antiche, il trenos dei greci, la nenia dei latini, vero? Il corrotto, il lamento funebre, e naturalmente espresso quasi sempre con voce femminile come tradizione. C'è, credo, una ipercaratterizzazione in questo senso, vero? A un certo punto Tommaseo trascrive un'osservazione ironica che attribuisce al Gran Corso, cioè a Napoleone Bonaparte, il quale dall'alto del suo impero, da Parigi, pare che commenti: i corsi s'ammazzan egli tuttavia, cioè dice quelli che rimasti nell'isola sono ancora dietro ad ammazzarsi l'un l'altro, vero? E naturalmente l'idea di, ripeto, è una ipercaratterizzazione. Mi pare di capire, ma su questo vorremmo sollecitare Annalisa, credo, a dirci qualcosa, che la posizione di Tommaseo qui sembra essere diversa da quella dei suoi principali informatori corsi, proprio in particolare Salvatore Viale, suo collaboratore, che mi pare di ricordare nell'introduzione Annalisa suggerita che Viale suggeriva forse una disposizione differente dei testi, forse senza dare tanta importanza appunto ai lamenti funebri. Come diceva già Fiammetta Papi, questa lunga serie di canti è tenuta insieme da brani di prosa. La prosa di Tommaseo, anche prose di altri. La prosa di Tommaseo a me pare mirabilmente, eccezionalmente sentenziosa, franta, ellittica. C'è una notevole quantità di ossimori, ve ne cito alcuni:
leggiadra crudeltà, gloria contaminata, ozio procelloso e così via. Ma forse è meglio parlare di convivenza di contrasti, convivenza di opposti, è vero? Perché proprio direi che l'aspra energia di questa prosa scaturisce dai contrasti ricercati, direi è francamente esibiti. E poi c'è l'arte del frammento, cioè l'arte di parlare, del narrare per frammenti. Tomaseo lavora di forbici, taglia, vero, versi e mistichi, tratti di prosa, non si contano i puntini che indicano le lacune, con risultati veramente notevoli e in certi casi sensazionali. A volte si ha quasi l'idea di un pensando all'amante di gramigna di Verga, no? Che è quella specie di abbozzo di novella ridotta a uno scheletro narrativo. A volte, con mezzi diversi, sembra che Tommaseo voglia darci lo scheletro, diciamo, la spina portante di storie, eliminando tutto quanto lui ritiene, non dico superfluo, credo piuttosto che elimini quegli elementi che favoriscono, una volta eliminati, un gioco di contrasti molto forte. Non lo so, questa è una sensazione che si riceve leggendo questi aspetti. E poi naturalmente ci sono molti altri aspetti, penso al rapporto stesso tra prosa e poesia. E uno si chiede se nell'economia del libro è l'una che rilancia l'altra o viceversa, vero? Anche perché, e questo giustamente l'ha sottolineato Fiammetta Papi, il libro si presenta come un flusso pressoché continuo. C'è un fuso tipografico, il fuso tipografico è quella linea nera che ogni tanto separa per l'appunto due porzioni di testo, c'è ogni tanto una riga bianca, ma direi che il lavoro grosso è stato fatto da Annalisa Nesi per individuare porzioni di testo che abbiano una loro compiutezza e una loro autonomia, e quindi lei li ha numerate tra parentesi quadre. E così facendo direi che ha segnato al tutto un ritmo, forse non devo dire un ritmo narrativo, il ritmo narrativo è quello che è, ma un ritmo di lettura. E questo è fondamentale per poter leggere un'opera del passato così complessa, così originale, così, mi permetto di dire, idiosincratica se vogliamo, perché intanto ha consentito, come suggeriva già Fiammetta Papi, di far seguire il commento indispensabile, appunto, di Annalisa Nesi, subito dopo, cioè parcellizzando un poco per il lettore moderno, un'opera che è già complessa di sé e che diventava ancora più complessa, se posso aggiungere anche bellissima la sede di stampa, ma certo è un elegantissimo tascabile che credo abbia creato qualche problema anche per lo specchio di stampa tutto sommato piuttosto limitato. Quindi io credo che qui Annalisa e altri colleghi che lavorano si siano stillati il cervello per trovare una soluzione adeguata. E del resto questa è la virtù dell'editore di un testo del passato, cioè il saper porre il lettore nella miglior condizione per leggere, capire e godere quel testo senza che del testo vengano adulterati i caratteri essenziali. Questa direi che è una soluzione che funziona veramente molto bene. Delle questioni linguistiche non mi azzardo a dire nulla, ma voglio dire almeno questo. È un commento dove a parte importantissima la dimensione, l'ha già detto Fiammetta, topografico-antropologica, per dir così. Perché tiene conto della Corsica, quale la vide ed esperì Tommaseo, da un lato. E dal lato della Corsica, qual è la vista che è venuto dopo Tommaseo fino ai giorni nostri? E qui vorrei, credo che ci vorrebbe quasi un vecchio aggettivo, vecchio ma ancora in grado di fare il proprio mestiere. Nel commento c'è una dimensione propriamente corografica, proprio da coros, no? Corografia del luogo e di tutto quanto quel luogo significhi in rapporto alla comunità che ci vive. Quindi i fattori linguistici, i costumi, i toponimi, i nomi delle persone, che tutti a modo loro sono significanti. E proprio Fiammetta ha indicato la presenza di questi apparati finali straordinari, profili biografici, indici dei luoghi, delle parole notate, dei nomi citati nei canti corsi, dei nomi, indice generale dei nomi. Concludo con uno sguardo oltre Tommaseo. Scriveva un grande critico una volta che ci sono due tipi di libri, libri che mostrano e libri che danno. Ma ci sono anche eccezionalmente libri che mostrano e che danno, e credo che sia anche il caso dei Canti Corsi di Tommaseo in questa edizione di Annalisa Nesi. Perché importanti per quanto mostrano, ma anche per aver aperto la via alla successiva valorizzazione della poesia popolare.
E qui vorrei mostrarvi ancora rapidissimamente il quanto vedevamo già prima. Spero che si veda adesso. Dicevo che il pedigree è visibile, è intatto come una catena senza smagliature. L'altra mattina avevo in mano, per altre questioni, la raccolta di lettere, tutte bellissime, indirizzate ad Alessandro D'Ancona, e che D'Ancona volle pubblicare in appendice a questa sua raccolta di saggi nell'anno della morte, 1914. E fra queste ce ne due di Tommaseo, il quale accenna ai suoi canti e all'interesse che D'Ancona e Domenico Comparetti stavano allora rivolgendo alla poesia popolare. Poi qualche pagina dopo, siamo ormai nel 1872, quindi a 2 anni dalla morte di Tommaseo, Tommaseo morirà 2 anni dopo, Gaston Paris, mentre annuncia ad Ancona che gli ha fatto spedire 4 esemplari del primo numero di Romania, che diventerà la rivista principe dei filologi romanzi, gli scrive anche che in quel primo numero ha recensito, recensione memorabile, le cantilene e ballate edite dal Carducci. Dice anche il Paris che attende con impazienza il Virgilio nel Medioevo di Comparetti, appena appena uscito, e che aspetta soprattutto la nuova collana di canti e racconti curata appunto da D'Ancona e Comparetti. Dice che è un pensiero che lo riempie di gioia, mais comble de joie, dice, comme vous pouvez penser, come potete immaginarvi, perché questi sono davvero gli anni d'oro dell'incontro tra la poesia popolare e la filologia. È da un allievo di Carducci, e figlio anche di quella montagna pistoiese che aveva ispirato i canti toscani di Tommaseo, e cioè Michele Barbi, vero? Nato in Sambuca pistoiese, verranno appunto la cosiddetta nuova filologia e lo studio storico filologico dei canti popolari. E qui non si finirebbe più, ma io non voglio chiudere con la filologia o con l'erudizione, e credo di interpretare anche, diciamo così, i desideri di Annalisa, se chiudo con la poesia. Alcuni di voi ricorderanno una celebre Ode Barbara di Carducci, Miramar, o quantomeno l'inizio che leggete in alto. O Miramar, le tue bianche torri attediate per lo ciel piovorno, fosche con volo di sinistri augelli, vengono le nubi. E Carducci si fa una nota a se stesso, dove commenta: mi tengo di aver rinnovato un bel aggettivo dantesco dal verso 91 del canto 25 del Purgatorio, se non che io, invece di piorno, vorrei poter leggere, e senza esitazione scrivo, piovorno, che la forma integra, come leggono il codice Poggiali e uno dell'Archiginnasio di Bologna, e come parmi d'aver sentito dire alcuna volta in contado, non so più se di Toscana o di Romagna. Aer piovorno vale, nell'interpretazione del Buti, commentatore trecentesco di Dante, pieno di nuvoli acquosi, altro, insomma, da piovoso. Piaceva e piaceva molto al Carducci questa irruzione della poesia popolare in un altisonante Ode Barbara, il tutto poi benedetto dalla lezione di antichi codici danteschi. E Piovorno era proprio una bella voce di quel contado pistoiese già battuto da Tommaseo e poi da altri. Entrato così nella grande poesia, Piovorno però vi sarà destinato a rimanere grazie a un'ancor più celebre lirica che potete leggere qui. E su queste note io concludo e passerei la palla ad Annalisa. Vi ringrazio di questa ricchissima apertura e anche affettuosa, perché c'era anche questo, e vorrei partire in fondo da un affetto, non vorrei sembrare troppo tommaseiana, ma perché ci sono due aspetti del tutto personali in questo lavoro che per prima cosa vorrei dire. Il primo, prima di entrare nel merito, diciamo, il primo è che la prima volta che io sono andata in Corsica per verificare così certe mie ritrovamenti linguistici nell'isola di Capraia, e quindi si sta parlando della fine degli anni 70, mi ero portata i canti corsi del Tommaseo, perché io avevo l'abitudine, quando andavo nelle mie vacanze, che erano sempre un po' una scoperta linguistica, anche di portarmi qualcosa, il Wagner in Sardegna, il Rossi in Calabria e così via.
e mi portai questo testo che leggevo sulla nave, che allora ci metteva molto di più, e via via, diciamo, lo leggevo a tratti, e dicevo che ero talmente ignorante che non potevo assolutamente capire questo testo. Lo misi da parte a fine lettura, perché era prorompente l'incontro con la Corsica a quel momento lì, avevo da vedere, ascoltare, capire, per esigenze sia personali che di lavoro. Ecco che poi, come si dice, come si chiude quasi una vita dall'inizio della gioventù della ricerca a questo lavoro senile, che è stato poi in realtà come arrivare a rispondermi: non avrò capito tutto, ma tanti anni, perché tanti anni sono in mezzo, mi hanno permesso di capire un po', non solo di capire un po' i canti corsi di Tommaseo, di capire un po' la Corsica, perché come dice Tommaseo a un certo punto, il popolo è oceano e non lo puoi comprendere intero, a meno che non sia il tuo, e forse a volte non capiamo nemmeno il nostro di popolo, la nostra realtà individuale di persona all'interno del proprio corpo sociale, del proprio corpo nazionale. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto invece è stato l'incontro bellissimo quando Francesco Bruni, che aveva già edito Scintille, riunì queste quattro donne di età diversa, e ognuna di loro aveva un canto affidato. Il primo canto uscito è quello di Elena Maiolini, col commento di Elena Maiolini, che era anche quella che era più avanti nello studio di questo testo, che è uscito appunto ormai sono 3 anni circa. Gli altri canti, a parte i canti corsi affidati a me, a Donatella Martinelli, i canti toscani. Donatella Martinelli anche le abbiamo viste prima, le bucoliche, abbiamo visto Fede Bellezza, sono a cura di Donatella Martinelli, che è una specialista anche di Tommaseo, anche non solo. E Anna Rinaldin, che non era nel primo gruppo, successivamente è andata ad affiancare Donatella Martinelli. E i canti lirici sono affidati a Maria Bradash, perché ci vuole un tipo di competenza specifica linguistica e non solo. Quindi io spero tanto che il disegno tommaseiano che nasce, Tommaseo dà a Scintille il compito della interpretazione di questa grande operazione sui testi popolari di queste quattro aree, è il primo passo di pubblicazione per la Bembo Guanda, e poi sono succeduti gli altri, e io spererei che veramente questo disegno venisse compiuto con gli altri, perché noi abbiamo discusso con Francesco Bruni fino dai primi incontri l'impianto dei canti corsi è estremamente, ognuno ha delle diversità, perché è diverso Tommaseo nel comportamento, ma abbiamo lavorato tutti e cinque insieme con Bruni a organizzare, poi ognuno ha scelto a secondo delle caratteristiche. I canti, per esempio, i canti toscani, come diceva Fiammetta, sono divisi per argomento, qua invece abbiamo questa natura. Allora, e siccome ho introdotto, naturalmente questa operazione non sarebbe stata possibile, cioè non si sarebbe arrivati in porto con i canti di Elena e i canti commentati da me se non ci fossero state le letture di Alfredo Stussi e di Pier Vincenzo Mengaldo, che hanno letto i nostri testi prima che fossero pubblicati, e l'aiuto della redazione
Barbara Colli Davide Profumo, che poi si sono occupati di tutto l'aspetto redazionale. Quindi veramente un lavoro collettivo nel quale, tra le altre cose, almeno in questo gruppo di donne è nata un'amicizia, perché ci conoscevamo poco, specie con le più giovani, e quindi è stato veramente piacevole. Allora, nell'insieme direi che i canti corsi sono un po' una delle fortune della mia vita dal punto di vista della dimensione affettiva, poi c'è il resto e quello viene. Allora, Scintille è un prosimetro anche questo, e sostanzialmente ha una vicenda editoriale assai complessa e il testo anche in questo caso è molto difficoltoso, ma Scintille è una sorta di introduzione nel quale l'idea, a mio avviso, è quella che le tante scintille si compongono in un solo fuoco. I canti corsi sono un solo fuoco nel loro insieme, ma sono scintille di una cultura popolare di aree marginali, come ha detto anche Carlo, siamo in zone molto periferiche, che sono unite da una certa mediterraneità, più profonda di quanto si possa pensare, che passa attraverso soprattutto la cultura tradizionale e l'importanza della morte, dove quelli che sono, e la Toscana è l'unica che non ha canti di morte, e sicuramente per i canti corsi sono preminenti i canti in morte, ma perché sono, direi, come dire, spinti dal bisogno di narrare il banditismo sostanzialmente. Tutta la prima parte è questa, si fanno voceri, come si direbbe in corsa con la chiusa, per i banditi. Sono i primi che vengono presentati da Tommaseo, perché c'è il mito dell'eroe che nasce in questo periodo, del bandito eroe, ma non solamente all'interno della letteratura italiana, ma soprattutto all'interno della letteratura francese, con tutta la produzione che parte da Colomba di Mérimée e approda a altri racconti successivi ambientati soprattutto in Corsica. E quindi si crea il mito del bandito d'onore che accompagna fortemente, se si vuole, non solo la fantasia romantica, perché devo dire che quando io mi sono trovata in Sardegna in un periodo molto particolare, ho incontrato dei vecchi che parlando di Mesina, che in quel momento era su tutti i giornali, me lo descrivevano con tratti mitici, e quindi il bandito, la figura del bandito, che poi è la figura del bandito che aveva anche mio nonno a proposito dei banditi dell'Appennino. Quindi c'è questa idea del bandito gentiluomo, del bandito che non ruba, anche se poi vediamo nei canti corsi che il bandito viene sostenuto dalle famiglie, viene sostenuto in una sorta di balzello, qui bisogna vedere quanto volontario. Ma detto questo, non solo vedremo, dice Tommaseo, non solo al funerale, alla morte, ma anche alla culla cantano le donne corse. E qui ci sono due altri aspetti sui quali chiudo questa piccola premessa. I banditi da un lato, chi piange sono solo le donne. Sono le donne che cantano in morte, non canta, e cantano alla culla. La nascita e la morte sono in mano alla donna. E questo è un tipicamente mediterraneo, tutto questo. E quando dico mediterraneo intendo qualcosa di molto più grande che non il nostro mediterraneo anche di tradizione classica, cioè il mondo greco o il mondo illirico. Penso al mondo arabo e ai funerali arabi, dove le donne hanno un comportamento che è consono a quello di una mediterraneità vasta. Quindi per me Tommaseo riesce ad aprire molto più di quanto non si pensi. E ad ogni buon conto
dedica una parte anche ai canti d'amore, ma questi canti d'amore spesso sono, diciamo, quasi sempre di mano colta e vanno sulla scia della poesia rusticale. Quindi la parte, come posso dire, che sgorga, come dice Tommaseo, dall'anima, è quella dei voceri. Infatti a lui piacciono molto più i voceri che non le ninne nanne, anche se ne trova che ce ne sono di veramente leggiadre, bucoliche, ma sono quelli. Infatti uno dei suoi, e chiudo veramente, che una di quelle aspetti che vedo in contrasto, in un amichevole contrasto, un'amichevole discussione, perché ho potuto vedere anche tanti scritti, tanti manoscritti che riguardano Viale, quindi ho un quadro, insomma, abbastanza, insomma, non solido, ma abbastanza approfondito, ci sarebbe da fare ancora molto, ma Viale spesso lo critica per questo gusto per il sangue, per, dice, ma, in una lettera dice, ma qui potrebbe essere modificato, troppo cruento, perché un po' Tommaseo, insomma, su questo piano gli piace molto, come vedremo, insistere. Allora, posso cominciare dai miei testi, non li commenterò tutti perché sono sovrabbondanti, noi abbiamo ora penso un altro quarto d'ora, 20 minuti massimo per non tediare chi ci ascolta, ma la mia scelta era, voleva essere un pochino dimostrativa. Allora, la prima citazione, lunga citazione, è l'introduzione ai canti corsi. Perché a mio avviso, quella che io chiamo introduzione, perché ho fatto un indice che potesse permettere di ritrovare anche gli argomenti all'interno di ogni singolo capitolo, come diceva Fiammetta Papi, inventato da me, perché ho tagliato secondo, e come diceva anche Carlo. Allora, l'introduzione è interessante perché prima di tutto contiene i nodi centrali che poi Tommaseo, in una maniera a volte anche eterogenea, disordinata, eccetera, ma continuerà a affrontare nell'arco di tutto il prosimetro. In exergo mette una citazione che è stata forse la cosa per me più difficile da reperire, finché poi ogni tanto si accende qualche lampadina e si riesce ad andare a cercare nei posti più diversi, perché Tommaseo mette questi quattro versi, c'è anche un taglio come suo d'abitudine, in bocca sostanzialmente a San Piero Corso, che è considerato un po' il primo, il primo che cerca di rendere la Corsica autonoma da Genova. Siamo nel Cinquecento, non sto a fare la storia di San Piero Corso, che è comunque uno dei personaggi chiave, diciamo, della narrazione della Corsica, che ha bisogno di ritrovare se stessa in autonomia. E anche questo è diventato, come Paoli, un mito. Ecco, e in realtà questi versi, che sono messi diciamo come se fossero stati scritti da San Piero Dornano, in realtà sono con alta probabilità versi di Pasquale Paoli, che si sono tramandati oralmente, e ancora la Colucci, che raccoglie dei canti negli anni 30 del Novecento, trova qualche anziana donna che li conosce in versione anche leggermente diversa da questa. Quindi ci doveva essere un motivo, forse anche di opportunità o politico, per non mettere queste parole in bocca al probabile autore, cioè Pasquale Paoli. Ecco, e qui comincia con questo, si affida immediatamente a tutto ciò che può parlare di riconoscimento dell'indole del popolo corso, della sua
del suo essere diverso dalla nazione della quale fa parte, e quindi si comincia intanto a ricordare quando Gian Giacomo scriveva, quando Rousseau scriveva di questa isola nel contrat social, che questa isola sarebbe diventata importante, avrebbe avuto un grande risalto proprio per la novità portata dal tentativo di indipendenza, breve periodo di indipendenza voluto da Pasquale Paoli, che diventa l'altro grande mito che accompagnerà, e sicuramente Tommaseo sarà fortemente partecipe della costruzione del mito di Pasquale Paoli, perché pubblicherà, dopo aver raccolto da tutti i suoi amici corsi che lo hanno accolto nell'isola durante l'esilio e che con lui hanno stretto un rapporto di grande collaborazione, riceverà tante lettere di Pasquale Paoli, che poi pubblicherà come appunto con questo titolo, Lettere di Pasquale Paoli, con una introduzione vastissima dove naturalmente dà la sua opinione su questo momento fino alla sconfitta del Paoli, che è del 1796, e quindi l'ingresso piano piano dei francesi. Quindi questo è uno degli elementi trainanti. Paoli e Napoleone saranno sempre presenti, perché Napoleone c'è da subito qui sotto e parla, e quel quando parla del fumo che ingombra l'aria tuttavia ne ci lascia discernere davvero le cose, perché a questo punto lui vede in Napoleone colui che ha offuscato, no? Quello che era in qualche modo il senso che potevamo avere della Corsica. E qui, quando parla di Napoleone imperatore da 20 anni sepolto, perché si riferisce ovviamente alla traslazione delle sue spoglie. Successivamente, ecco l'altro tema che troviamo: hanno un bel dire i francesi, ma Corsica è Italia. Ora, naturalmente, e qui dico con due parole, non più veramente, che Tommaseo, con questa frase e altre frasi del tipo il corso è uno dei più potenti dialetti d'Italia, è stato poi in un certo periodo storico strumentalizzato come se fosse... volesse affermare che in Corsica si parla si ha l'italiano come lingua. In realtà, come vedremo nel corso del lavoro del prosimetro, Tommaseo ha una sua idea del rapporto fra il corso e l'italiano. I tempi della sociolinguistica non erano maturi, certamente in questo momento, per cui l'italiano era la lingua dei colti, perché i colti e gli abbienti che studiavano venivano a studiare in Italia, in Toscana, a Roma, anche a Genova. Quindi c'è questo rapporto costante con l'italiano come lingua. Del resto, i genovesi, naturalmente, via via, da quando hanno avuto la Corsica nel XIII secolo fino a che non l'hanno lasciata alla fine del Settecento, è chiaro che avevano dal genovese e anche nella cancelleria, eccetera, piano piano sempre di più si andava verso l'italiano. Quindi l'italiano è la lingua di cultura per l'Ottocento, esattamente come è la lingua di cultura nelle altre aree d'Italia. La Corsica ha avuto un destino diverso. Ecco che allora, questo dico io e non dice Tommaseo, quelli che erano i dialetti corsi in un rapporto funzionale con una lingua che non tutti possedevano, ma la possedevano soprattutto i colti, è una lingua anche ufficiale, perché viene scritta nell'amministrazione, eccetera, è una lingua della cultura, e il corso in questa situazione comincia a diventare
quella che è una lingua intesa in autonomia. Oggi si può parlare di lingua corsa, allora bisognava parlare di un dialetto italo-romanzo che era in un certo rapporto funzionale con l'italiano, che era la lingua dei folti e della scrittura. Poi è chiaro che in questo periodo è un periodo molto complicato, perché anche Tommaseo alla fine non dirà sganciatevi dalla Francia, fate la rivoluzione, dirà solamente mantenete la vostra cultura, e per lui è anche la cultura italiana. Ora, la cultura della Corsica è qualcosa di duplice, perché in questo periodo ci sono stati scrittori che hanno scritto in italiano, che sono quelli che Tommaseo frequenta. Ecco, quindi il tema della Corsica è Italia, e ha una lingua che appunto va infranciosando, si dice, e che quindi naturalmente teme per la sorte dell'italiano. E successivamente tratterà il tema naturalmente dell'odio, del coraggio, dell'affetto e dell'ospitalità tipica dei corsi, della capacità d'amore per gli altri, e questo è chiaro, c'è il Tommaseo che è stato ben accolto, Tommaseo che in Corsica si è sentito, come dire, poi anche forse direi con una idea alla base, perché questo gruppo di intellettuali corsi, fra cui Viale, hanno interesse anche che Tommaseo si faccia portavoce della loro causa fuori dall'Italia. Scusate, fuori dalla Corsica, e quindi questa realtà corsa venga proiettata al di fuori. È chiaro che sono così legati anche in certo modo al mondo della Toscana di quest'epoca, al mondo del VSE, al mondo dei Capponi, quindi c'è questo legame che porta in questa direzione. Quindi Tommaseo si fa, come poi si vede negli scambi con Raffaelli, che ho avuto modo di pubblicare altrove, che anche Raffaele dice, gli affidiamo, no? Gli affidiamo l'isola, gli affidiamo la nostra cultura, e intendono una cultura intera, cioè quella della letteratura, ma anche quella che interessa tanto il mondo romantico, e che è la poesia popolare. Poi, sempre nell'introduzione, abbiamo questa lingua possente dei più italiani dialetti d'Italia, che risuona nelle canzoni. Ecco, qui di nuovo si ritorna alla poesia. E com'è? Questa poesia è una poesia che non è cincischiata, cioè selvaggia. Nasce così, fatto che è solo in parte vero, in quanto è un'invenzione su canone, per cui ci sono delle costanti, così come sono costanti tutta una serie, ci sono frasi fatte che vengono utilizzate o rielaborate. Poi c'è anche una grande conoscenza dei classici, perché in Corsica, come in Toscana, c'è stata, almeno così ci informano i contemporanei di Tommaseo, una disposizione alla lettura, una disposizione all'ascolto, così come la Divina Commedia veniva recitata a memoria da chi la conosceva nelle veglie serali in Toscana, questa avveniva anche in Corsica, perché tutto sommato il corso del nord specialmente è abbastanza vicino all'italiano, e quindi c'era una possibilità di comprensione. Più che altro si dice che veniva letto il tasso, però in realtà Tommaseo ci dirà in più punti quali erano le letture dei corsi e il fatto che amassero la cultura. Questo è un fatto vero, i corsi sono sempre molto attenti, e anche le persone più semplici fanno domande sulla lingua, e questo è un aspetto molto interessante di una curiosità che fa, come dire, pensare a una grande riflessione sulla propria realtà linguistica, di cui c'è bisogno un po' ovunque. Ecco, se questa è l'introduzione, io l'altro punto invece che del quale tratterò velocemente è quella che io considero la conclusione dei canti corsi. Mi sono convinta che al capitolo 138 Tommaseo aveva chiuso il suo percorso, e perché l'appendice che segue è meno interessante,
meno i testi sono per lo più in italiano, ci sono anche testi in corso ma differenti, e naturalmente usciva a fascicoli, quindi gli ultimi fascicoli sono stati quelli dedicati all'appendice ai proverbi, c'era anche un'esigenza probabilmente editoriale, però Tommaseo raccoglie anche all'interno dell'appendice alcuni testi di un qualche interesse, ma qui si vede che le cose finiscono. Perché in quella frase che dice al punto 4, prima parla della curiosità dei corsi, no? Anche per il latino, per il latino letto sul libro in chiesa, no? Che inorgoglisce, ma questa era una cosa che avevano anche i nostri vecchi. Chi riusciva in chiesa a leggere il latino o a cantare il latino, questa legame, no, della cultura popolare con questo aspetto che viene naturalmente per via religiosa. E poi dice Tommaseo che le donne chiamano quella che è più valente di loro e la conducono vicino alla fonte e sedute intorno filanto si dissetano della modulata parola. Siamo veramente con questo dissetare nel mondo dantesco, un richiamo a Dante, che non piace a Viale, il quale dice insomma che questa frase è troppo, non è adatta, la trova ridondante, ma lì ha in mente, no, questo dissetarsi, no, della parola, in questo caso della parola dei canti. E poi dice: prima i coralli sormonteranno l'isola che la Corsica perda gli spiriti della congenita poesia. Questa frase è in realtà una frase di Pasquale Paoli, il quale la dice, e Tommaseo lo sa perché sta lavorando anche a quello, che la pronuncia a proposito di alcune cose che venivano imposte alla Corsica. E qui invece dice: prima i coralli sormonteranno l'isola, che avvenga questo, e lui dice che avvenga la scomparsa della poesia popolare. E bisogna dire che la Corsica ha mantenuto per vie diverse fino all'oggi il canto di improvvisazione, per esempio, ha mantenuto certi aspetti, oppure ha innestato su i canti diciamo così, della musica anche relativamente moderna, questa affidare la loro isola alle parole cantate, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare che i canti corsi sono proprio cantati e Marcaggi ci dà alcune partiture e quindi alcuni li hanno reinterpretati, fra tutti per esempio la Nanna di Cuscione è molte volte stata incisa, è stata suonata e cantata a livelli dei più diversi. Quella che io preferisco è quando canta una donna senza musica, perché è come si cantano le nanne, però è una musica e testo veramente, come dire, che hanno avuto un successo in incisioni interessanti e in performance interessanti. Ecco, qui Tommaseo ci dice che non finirà questo cantare, naturalmente il fare voce gli fu poi proibito, fra l'altro, e quindi non continueranno, ma saranno continuati, diciamo, nella memoria perlomeno. E a quel punto farà un'altra cosa importante per lui: affidare ai corsi la responsabilità di parlare di se stessi. E infatti dice che amate o corsi la fede dei padri vostri, dice al punto 11, che significa anche la religione in questo senso, e a me che d'austero amore v'amo e libero e mio, perdonate i duri consigli e le lodi che a taluni di voi suoneranno di rimprovero. Però poi lui afferma che solo l'amore ha dettato la sua parola, perché lui ama l'isola, non l'abbandonerà mai. Nel 1970, quando Carlotti pubblica un'antologia di autori corsi in lingua italiana, ormai l'italiano sta tramontando anche nell'attività letteraria, Tommaseo farà l'introduzione, e siamo a pochi anni dalla morte. Quindi c'è questa continuazione. E che sia una chiusa, per non perdere il filo che perdo facilmente, è dato dal fatto che quando dice: d'amore più alto amatela, al punto 17,
tenetevi da più che provincia, tenetevi nazione. E qui nazione non significa necessariamente qualcosa che sta fuori dalla nazione francese, significa sentitevi nazione, sentitevi, riconoscetevi nel vostro essere autonomi, essere diversi nella vostra lingua, nella vostra poesia, nella vostra letteratura. E finisce con alcuni versi di una poesia di un autore che a lui è caro, Giuseppe Multedo, che scrisse questa poesia nel 1829, quando si trovava a studiare a Parigi, e che vuole ritornare all'isola, come dice, ai patri colli torniam frementi, con la sua vela al vento, no? Questa idea di riuscire a ritraversare il mare per andare nella sua terra. Quindi per me qui in qualche modo finisce il discorso, poi si recuperano sempre gli stessi temi ma in chiave un pochino diversa. E ora velocemente al testo, la pagina successiva, che si riferisce al capitolo 28, alcune parti del capitolo 28, dove si ha un'idea di come viene Tommaseo incastona gli elementi, no? Qui io ho dato un titolo, versi omessi nel vocero e precedente, trascrizione della foresta di Vizzavona. Ci sono due aspetti che mi piace sottolineare. Il primo, l'inserzione di una parte tagliata. E questo mi fa dire quanto sono genuini, quanta fedeltà, per rispondere a quello che chiedeva Fiammetta prima, c'è in questi testi. Non è epoca di antropologia sul campo, di ricerche etnografiche, di ricerche dialettologiche. Chi pubblica i canti lavora sui canti, li modifica, li taglia per quelle parti che gli sembrano meno significative, ma a volte aggiusta il verso. Viale spesso aggiusta il verso e Tommaseo glielo fa anche notare. A un certo punto dice: non si deve aggiustare il verso, però anche lui aggiusta altre cose. Perché non si deve aggiustare il verso? Perché Tommaseo c'ha l'idea, eppure Viale lo sapeva certamente, che è poesia cantata. Quindi è la modulazione del canto che permette di aggiustare la lunghezza del verso. E quindi Tommaseo ha questo tipo di sensibilità. Ma in generale tutti mettono le mani in questi testi, nel senso che hanno anche un grosso problema. Cioè non esiste una, come per tanti dialetti in questo momento d'Italia, non esiste una tradizione scritta. Non tutti i dialetti italiani hanno una tradizione scritta, e nemmeno il corso, che avrà poi una sua tradizione, verrà fissata la sua ortografia negli anni, a partire grosso modo dagli anni 70, e ora il corso ha una sua ortografia, che è l'ortografia della lingua corsa, che si distanzia anche dal modello dell'italiano. Per certi aspetti, ma qui erano, come dire, in mezzo al mare e quindi dovevano in qualche maniera rappresentare, e quindi rappresentano a volte in maniera incostante. Per esempio, in questo verso abbiamo io burria che la bevoci. I corsi mi perdonino, perché il corso non è questo. Quello che noi leggiamo, lo leggiamo all'italiana grazie al fatto che noi leggiamo come si legge l'ortografia italiana. In realtà questi suoni, come abbiamo in vari, sia la B che la V, sono in realtà varianti contestuali, per cui quando ci troviamo in una certa condizione la V può essere pronunciata B o addirittura U. Quindi è una forma di lenizione che è un carattere di tutto il corso. Quindi qui abbiamo elementi di trascrizione, ne vedremo qualche altro, diciamo un po' improvvisati. Ecco, quindi non possiamo, c'è una grande differenza fra tutti coloro che pubblicano canti corsi finché non si arriva a una stabilizzazione. Qui vorrei sottolineare una parola che ha tanto colpito Tommaseo: fusse tamanta litoni, cioè fosse tanto grande come i tuoni.
e questo Tamanta, lui immediatamente scattano tutti quei meccanismi, non dimentichiamo che Tommaseo ha commentato la Divina Commedia, e quindi tutti quei meccanismi di raccordo con Dante, che sono tantissimi in tutto il prosimetro, perché tante sono le parole che colpiscono, e ne vedremo qualcuna successivamente. Però in questa stessa pagina non può Tommaseo non essere presente in altro modo. E quindi, siccome si è rammentata la foce di Vizzanovi, c'è un errore, di Vizzavoni, cioè la foresta che sta sulla sommità delle montagne che collegano il nord-est al sud-est, cioè alla sud-ovest, cioè a Iaccio, si passa dalla foresta di Vizzavona, in italiano si dice Vizzavona, Vizzavoni. E questa foresta non solo la troviamo qui, ma Tommaseo la mette in Fede Bellezza. Ed è la sua esperienza, perché Fede Bellezza è scritta in Corsica, è la sua esperienza delle gite in Toscana, a Pistoia, e che è ripercorsa qui in Corsica, dove si reca in vari luoghi. Vizzavona l'ha vista in più occasioni probabilmente, perché sbarca a Iaccio, arriva a Bastia, insomma ci passa. E qui Vizzavona è foresta grande a mezzo la Corsica e fa variata la via. È vero, si passa in paesaggi dei più diversi fino a che non si arriva in questa foresta così speciale, la quale in una mia narrazioncina meno scellerata nell'intenzione mia che nell'animo di certi altri, dipingevo così, cioè Fede Bellezza accolta in un certo modo, lui qui in qualche modo la difende, dice hanno visto scelleratezza più gli altri di me, qui riporta questa parte, quei poggi che sull'altro si rizzano e si riposano, che è un esempio della prosa poetica di Tommaseo, che tra l'altro pervade molte parti del prosimetro, non solo la troviamo in Fede Bellezza, anzi a volte con maniera molto più ardita, proprio con descrizioni molto più frante che si legano all'asperità del territorio. Ecco, successivamente, nella pagina ancora dopo, abbiamo due parti che leggo, lascio alla vostra lettura. Si torna sulle risse e le vendette che ancora ci sono anche a due passi da Bastia, anche a due passi dalla città. E qui si ricorda Loreto di Casinca, che è una delle gite che in Corsica ha fatto Tommaseo col Calesse partendo dalla spiaggia dell'Arena. E invece sotto quell'altra esperienza importante nel capitolo 20, quando sollecitato da Grimaldi, che è forse uno degli scrittori che ama di più fra quelli che scrivono in lingua italiana e che è l'autore di novelle, una la antologizza anche nel prosimetro, Giovan Vito Grimaldi lo accoglie in Niolo, che è la sua terra, perché Grimaldi è nato a Corcia e vive a Corcia, fa il medico di questa zona. E qui descrive questa sua esperienza, lui che si sposta a piedi, piove, si nasconde sotto una grotta, si sente quasi un pastore, perché di pastori ha parlato. Perché il bandito e il pastore spesso sono la stessa, quasi la stessa figura, due facce di una stessa medaglia. Per nascondersi nei boschi di Corsica bisogna avere il sapere dei pastori. Quindi il bandito deve avere esperienza di montagna. Ecco, questo lascio, passo oltre ancora e al 62, dove abbiamo la ricorrenza delle immagini e frammenti di voceri che lui riporta, tratta due, in maniera molto riassuntiva, due elementi che abbiamo già visto. Uno, il legame con la lingua antica, soprattutto con Dante, poi anche Boccaccio e Petrarca, ma soprattutto con Dante. E qui elenca degli aspetti, ammentare in minugia parole dantesche, poi il soglio, ecco, queste parole che lo riportano il corso all'antichità e quindi a quel periodo che, insomma, caratterizza l'età anche ferrea, no? Fino a un certo punto siamo più avanti nel tempo qui, però questo legame con origine che lui vede molto legata alla toscanità, che in parte
su questo si può aprire una parentesi che non apriamo, ma qui questi elementi che lui ritrova. Ritrova questi, ma poi immediatamente dici queste cose si sono qui mantenute, mentre in Toscana già in parte sono perse. In Corsica si dice Nimu per dire nessuno, ma si dice anche Lucchesia e lui non manca di notarlo, questo fatto, questi continui rimandi anche a una toscanità moderna, cioè contemporanea a lui. E lì dice però, attenzione, qui bisogna lavorare ancora. Allora affida ai Corsi la composizione di un dizionario del nel punto 9, di un dizionario del dialetto, dei costumi e delle tradizioni corse, compilato da voi, Caraffa, Casale, Conti, Flach, Gregori, Grimaldi, Guasco, Multedo, Pino, Pompei, Raffaelli, Viale, tutti quelli che lui ha incontrato e che si sono dedicati non solo a lui, ma l'hanno aiutato nel preparare le lettere di Pasquale Paoli, l'hanno aiutato nel preparare i canti corsi, fornendo i testi, e dice, voi potete in questa maniera fare un dono. A che cosa? Alla storia della lingua e al vivente uso. E vedete, qui c'è una sovrapposizione, c'è un errore di fondo, c'è un equivoco, come se l'italiano fosse il corso. Invece non c'è sovrapposizione di... Da questo punto di vista, ovviamente, ci sono elementi di mantenimento di elementi lontani che noi ritroviamo. Ecco, concludo dicendo, guardate semplicemente, per conto vostro, questi due spezzoni di Vocero e le due nanne che ho messo, un po' perché a queste... quattro cose sono affezionata e quindi alla fine dico forse uno può partire dalle cose che sono piaciute di più perché poi si sente nel commento che mi sono piaciute di più. Ecco, questa è il Vocero di Maria Felice di Calacuccia in Morte del fratello che Tommaseo rimaneggia, Viale rimane, lo troviamo pubblicato in tante raccolte, compresa quella del 41 di Mérimée, che mette in fondo al suo voyage alcuni testi che gli vengono passati da Viale, da Grimaldi, perché diffondevano, no, questa cultura tradizionale. E lì è molto, si vede un rimaneggiamento chiaro di Tommaseo, lo si trova nel Giunsu in camera soprana. Giunsu non esiste in Corsica, si dice Giuntu. Allora, perché c'è Giunsu? Perché qui nel testo c'era corso, dal verbo correre. E lui per variazio, siccome c'ha un'altra volta il verbo correre, lì lo elimina. Quindi questi sono certi tipi di aggiustamento. Però è già un testo che conserva molti tratti corsi, come al verso 19, mammata vicina amore. La mamma vicina, la mamma che sta per morire, questa ragazza si trova sola, zitella, che vuol dire fanciulla, che troviamo nel termine 26, giovane, è una giovane ragazza, tra l'altro promessa sposa, orfana, perché il padre è morto, gli ammazzano il fratello, la mamma è vicina a morire, una catastrofe, diciamo, questo canto, questo pianto per il fratello ce la fa vedere sola, come dice appunto nella parte finale, che lei si trova, lasci sola una sorella, lasci sola a fare cosa? A fare la vendetta, perché, come leggeremo poi nella novella di Grimaldi che riporta Tommaseo al punto 21, al capitolo 21, che si ispira a questo, si ispira a questo canto funebre. E sì, la storia di questa ragazza, Maria Felice di Calacuccia, che poi naturalmente alla fine muore, pentita del voler fare che cosa? Voglio veste li calzoni, voglio comprare la tarzetta, mi voglio comprare la pistola, mi voglio mettere i pantaloni, voglio essere uomo per poter fare la vendetta, perché la vendetta può essere fatta solamente dagli uomini di famiglia, ovviamente, e non mai una vendetta trasversale, devono appartenere alla famiglia. Infatti Maria Felice vorrebbe
che il fidanzato vendicasse il fratello morto, ma non può fare questo, si deve rifiutare perché non fa parte della famiglia d'origine, perché altrimenti poi si creano per una serie di situazioni, e qui il tema della vendetta è interessante. Mentre il vocero successivo è quello in morte di Chilina, improvvisato da una donna di Carcheto, che ci fa presente un fatto: non è solo spontaneo di chi assiste a un funerale fare il canto funebre, ma ci sono donne che sono specializzate, sono particolarmente brave a creare il canto, e questo è creato da una donna di Carcheto per la morte, e parla come se lei fosse la mamma. Parla per la, canta per la madre, ed è molto bello questo canto, come sono tutti belli quelli in morte delle figlie, perché c'è proprio questa, come dire, veramente quella che Tommaseo ama, fra l'altro Tommaseo in questo momento mentre i corsi amore la madre, e quindi queste donne che cantano della morte dei figli, lui vede proprio la forza della maternità che a lui è particolarmente cara. E chiudo con questo. L'ultime due righe del versi, scusate, del vocero, indello mio manivella e di chiuculata, è questo altro aspetto linguistico che piace moltissimo a Tommaseo, tanto che lo mette come altre cose corse nel dizionario che prima ci aveva mostrato Carlo, ed è questa maniera di comporre nuove parole mettendo insieme un sostantivo e un aggettivo. E naturalmente la prima volta che lo incontra Tommaseo è Pilibruno, detto di un uomo dai capelli bruni, e quindi Pilibruno, manivella, cioè dalle belle mani, ma diti di chiucculata vuol dire che ha le dita abili, ha le mani agili che possono lavorare, no? Perché questi canti poi ci raccontano della donna che lavora, questo in particolare, raccoglie la legna, va alla fonte, eccetera. E piace questa composizione a Tommaseo, perché gli ricorda Dante e il bianco vestita, anche se naturalmente è una costruzione che linguisticamente è a rovescio. Ho finito. E vi ringrazio di avermi dato la possibilità di parlarne. No, Annalisa, ti ringraziamo noi veramente, facciamo un applauso, ecco, proprio di cuore, veramente ti ringrazio infinitamente per questa bellissima, ecco, generosa e approfondita conferenza, presentazione dal libro, dal quale credo proprio tutti noi abbiamo imparato moltissimo su tante cose, no? Sulla lingua, sulla letteratura, vorrei dire sulla storia culturale, e ringrazio naturalmente moltissimo anche Carlo Caruso per la sua splendida introduzione. Io non voglio sottrarre tempo, perché approfitterei invece di questi 10-15 minuti, se ci sono domande, ecco, nel pubblico. Moltissimo Annalisa Nesi per questa bella presentazione e anche per aver parlato di Tommaseo, perché io mi rendo conto di essere di parte, insomma, quindi un po' anche riallacciandomi al discorso insomma che ho sentito dal professor Caruso, stavo riflettendo, ma insomma è da tempo che rifletto sulla questione del canone, cioè sul motivo per il quale Tommaseo, diciamo, entri poco non solo nei programmi scolastici, ma anche un po' nel percorso successivo, devo dire la verità. Quindi volevo fare una riflessione un pochino a margine, avendo sentito un pochino di spunti di riflessione anche oggi. Io credo che, appunto essendo di parte, credo che motivo di parlarne anche a scuola ce ne sia, e ce ne sia più di uno, in riferimento alla produzione letteraria e linguistica di Tommaseo. Però ho l'impressione che Tommaseo vada preso, no? Cioè si deve saper prendere testi che sono spesso molto difficili, e abbiamo sentito oggi che i canti sono un esempio di questo. I testi di Tommaseo
sono molto sfaccettati. Credo che la professoressa Nesi ci possa testimoniare di quanto diciamo complicato e faticoso sia assestare il commento al testo, e diceva anche di questo. Chiederei anche a lei, prima di tornare al discorso del canone, di dirci qualcosa in più su quali sono stati i passaggi poi a decidere di scrivere il commento come lo ha scritto, ecco, e che cosa ha messo e che cosa non ha messo, se non ha messo qualcosa eventualmente. Ad ogni modo, io credo che sia, tornando al discorso del canone e dell'insegnamento di Tommaseo ai vari livelli di scuola, se si può sperare che già a scuola si riesca a fare qualcosa di Tommaseo, cosa che ogni tanto, insomma, dubito che insomma, si riesca a fare anche Tommaseo a scuola. Ad ogni modo, credo che la questione del frammento possa essere sfruttata. Cioè l'idea che Tommaseo abbia anche ha avuto la capacità, no, in qualche modo, di rendere parlanti e rendere linguisticamente raffinati. Abbiamo sentito delle giunture molto belle, molto interessanti, già citate, non ne cito altre. Credo che questo possa in qualche modo agevolare l'insegnamento scolastico e non solo, cioè di ritagliare un pochino. A me non, insomma, l'idea di antologizzare mi lascia sempre un pochino perplessa e preoccupata tante volte, nel senso che la scelta delle antologie è sempre una scelta, evidentemente. Però Tommaseo, secondo me, si presta in questo caso a delle letture mirate. Pensare di far leggere Fede Bellezza a scuola, insomma, pare complicato, ecco, da vari punti di vista. Ecco, niente, la domanda che farei ad Annalisa è questa, cioè quali sono state le difficoltà nella stesura del commento, e cosa, se è rimasto fuori qualcosa, se c'è qualche cosa che ci racconta sul proprio il percorso del lavoro, e la ringrazio davvero tanto. Grazie Anna della domanda, anche se è estremamente difficile rispondere, non perché non l'abbia fatto io il commento o non abbia preso delle decisioni, ma semplicemente perché hai sempre la sensazione che sia rimasto fuori qualcosa di veramente importante. Per esempio, ho dedicato delle note, un certo spazio alla prosa di Tommaseo, anche se avrei voluto dedicargli più spazio, ma gestire tutto sullo diciamo con lo stesso peso era abbastanza difficile, perché secondo me la prosa in certi punti, non sempre, perché a volte scade anche, ma la prosa di Tommaseo, dei canti corsi in particolare, soprattutto la vicinanza sia di questo che di Scintille con Fede Bellezza, fa sì che uno dei desideri rimasto pure a questo livello era di vedere meglio certe innovazioni che Tommaseo fa nella prosa della cornice all'introduzione dei canti. Quindi secondo me va ancora più avanti rispetto a Fede Bellezza, anche perché in Fede Bellezza ha una costrizione, diciamo, narrativa. Qua la sua narrazione è libera e è fatta, a volte proprio sembra scaturire dalla lettura contemporaneamente, ha il testo e lo commenta, quasi sembra quasi tutto estemporaneo. E questo è un aspetto che mi ha molto colpito, sul quale forse una volta qualcuno potrebbe dedicarsi a questo aspetto della prosa, di questo prosimetro, anche nel confronto degli altri. Quindi ho deciso per forza di cose di naturalmente non andare oltre. Come ho proceduto? Ho proceduto prima di tutto cercando di spiegare anche quello che o dell'italiano modernamente poteva non essere capito, commentato anche parole che oggi potevano essere obsolete, perché uno dei problemi della prosa di Tommaseo, lo sappiamo bene, è la sua posizione sul toscano e quindi una presenza consistente di toscanismo che ho rilevato via via, e poi naturalmente il ricorso a parole che oggi non sono utilizzate,
poi lui ha il gusto di percorrere completamente, no, tutto l'arco delle possibilità della nostra letteratura, no, come scelte linguistiche. Quindi avendo questo arco vastissimo, ogni tanto c'è bisogno di fermarsi su qualcosa per il lettore, diciamo, che non ha esperienza della prosa di Tommaseo o è giovane e quindi non ha altri tipi di esperienze. E quindi questa parte forse era una parte che può avere un po' in parte sofferto, anche perché poi io ho preso la decisione di commentare, diciamo, in maniera massiccia gli aspetti linguistici del corso così come ce lo presentano i canti, perché pur che ciascun canto, ovviamente ho detto l'ortografia, cioè ci sono tutta una serie di problemi, la resa grafica, la scelta degli elementi, i tagli che non danno sempre conto di tutti gli aspetti linguistici del corso, ma è l'unica testimonianza che noi abbiamo prima di arrivare alle testimonianze di Falcucci alla fine dell'Ottocento. Quindi era come gioco forza creare un raccordo con la modernità per vedere se questi fenomeni erano già presenti, anche se rappresentati in quella certa maniera. Ecco, questo è stato uno degli elementi. E poi ho scelto anche, ma questo è naturalmente per il mio tipo di formazione, di dedicare molto spazio nelle note di commento agli aspetti etnoantropologici, perché è veramente una miniera da questo punto di vista, anche se pochi anni dopo arriverà un lavoro di Galletti, che anche con bellissima iconografia, siamo nel 1863 con l'histoire de la Corse di Galletti, da cui viene fra l'altro la vignetta della copertina, che Galletti comincia ad aprire completamente a una testimonianza, così come si poteva fare all'epoca, e poi bisognerà arrivare ai grandi studi di Ravi Giordani, che era fra l'altro il rapporto di lavoro anche con Cirese, che è stato a Siena un nostro docente, che hanno segnato insieme un momento di grande rinascita per lo studio scientifico di queste aree diverse, Sardegna, Corsica. Quindi ho fatto queste scelte orientandomi sia sulla base delle mie competenze sia sulla base di quanto pesava la comunicazione data da Tommaseo, cosa voleva dire, mentre per la parte storica che ho anche trattato, però sono stata molto con la mano molto più leggera, perché ci sono studi recenti interessanti sulla storia di Corsica che inglobano anche la posizione tommaseana, che poi sappiamo, la storia di Tommaseo è la storia di Tommaseo, è come la linguistica di Tommaseo, è la sua, non è che insomma, spero di aver risposto. Grazie molte. Grazie anche da parte mia. Credo che ci fosse una domanda legata alla precedente di Stefano Dal Bianco, non so se vuole anche intervenire. In chat chiede, a me piacerebbe che Annalisa ci facesse vedere per bene come funzionano le fasce di commento in apparato. Forse Annalisa ha già risposto nel merito del commento, però se vuoi aggiungere qualcosa, anche proprio come... Eccolo Stefano, bene, ti passo subito la parola. Volevo proprio vederle, se si poteva, che ci facesse vedere il librone con le cose, perché ne ho un po' sentito parlare parecchio da lei e quindi volevo rendermi conto così direttamente della faccenda. Se forse Emanuela mi abilita la condivisione, e Annalisa mi consente. Certo. Potrei mostrare proprio solo una pagina di quelle che abbiamo letto. Quindi queste sono pagine 146-147, è l'estratto e spunto, no? di cui Annalisa ci ha parlato, dunque con la prosa, il prosimetro, la suddivisione di cui abbiamo parlato in capitoli, paragrafi,
il testo in versi, le note di Tommaseo, il commento di Annalisa che poi prosegue nel seguito. Non so se Stefano così già, chiaramente è un'immagine bidimensionale che non rende ragione della ricchezza, della complessità, te la posso rimostrare. Questo forse ci dà anche occasione di un prosieguo, ecco, della nostra conversazione, speriamo, ecco, dal vivo. Me lo faccio bastare. A questo punto, se non ci sono altre domande, essendo quasi 13:45, io vorrei davvero ringraziare nuovamente di cuore Annalisa Nesi, tutti gli intervenuti, Carlo Caruso, Pierluigi Pellini, tutti voi che siete stati in collegamento. Grazie ancora una volta Annalisa della presentazione, di aver scritto il libro, davvero grazie anche a Anna vedo in chat. Vorrei dire alla prossima, ecco, non so se Pierluigi vuoi aggiungere qualcosa e salutare a tua volta o Carlo o Annalisa, altrimenti grazie ancora. Ecco. Grazie a tutte e a tutti e grazie Annalisa, a presto qui a Siena. Grazie a voi, a presto davvero. A ritornare alle conversazioni. Alle conversazioni in corridoio. Ciao Annalisa. Speriamo. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ancora una volta. Ciao.